Io sono Baldi e per voi sarà la fine, perché ho qui le prime vittime che ho catturato nella mia scuola. Capito, io non sono lui, io sono Baldi, l'insegnante di questa scuola maledetta. E tutti gli studenti finiscono in punizione. E voi volete finire in punizione? Questo qui è una casa. Lasciaci liberi. Cosa stai facendo? Oh no. Lascia le mie treccine, per favore. Non me le tagliare. Queste treccine dovremmo tagliarle. Ma cosa? No, nessuno è permesso di fare le treccine nella mia scuola. Ma io le faccio per rimanere in ordine. Se volete uscire vivi dalla mia scuola, allora dovete sapere che ho nascosto delle lettere. Riportatemele tutte e sarete liberi. Altrimenti per voi sarà la fine. Che domanda? Dove le hai nascoste? Esatto. Possiamo cercare a trovarle? Sarà una caccia al tesoro. Non scoprirete mai che la prima lettera si trova nella porta d'ingresso della scuola. Tanto per voi sarà proprio impossibile. Ho vinto e sarete miei per sempre nella mia prigione scuola. Ehi. Studenti! Studenti, dove siete? Dove vi siete cacciati? Vi troverò! Scappare! La porta di ingresso, Guardate qui! Abbiamo trovato la lettera, la prima lettera! Apri. Ok. Lettera 1. Questi cosa sono? Dei fuochi d'artificio? Sì! No! Sono degli irrigatori! Ma no! Sono chiaramente dei vulcani in eruzione. Dei vulcani. Certo. Credo che i vulcani qua, è vero Sofì, non ci sono. No, esatto. E poi questi qua sono tre vulcani. È difficile trovare tre vulcani tutti insieme. Magari possiamo girarli così. Guarda, degli appendini. Sì, però se vedi qua. Delle ancore. Ci sono delle navi in questa casa. Cleo, mi raccomando, concentrazione. Qua se giri il foglio e le lettere sono al contrario. Sì. Quindi no. Dei pesciolini. Oh, sì. Però posso dire una cosa, cioè questo Baldi che fa l'insegnante non sa proprio disegnare, No. L'insegnante di che materia? No. Poi doveva dire se si legge così, sì, così, cioè no. come si legge? Aspetta, ragazzi, ho capito. Sono degli alberi, sono delle palme. Sì. Sono tre palme in giardino. Esatto, in giardino c'è un punto dove ci sono tre palme esattamente così. Andiamo subito. Correte prima che Baldi arrivi. Non voglio essere l'ultimo, perché mi prende me? Ok. Eccole. Ci sono le tre palme. 1, 2, 3. Dov'è la lettera? Io non vedo niente. Oh. Ci sono dei cocchi. Buoni cocchi su queste palme. Ci sono. Magari sono? È lassù. Io sono troppo bassa. Ragazze, vi ricordo. Proviamo che c'è un rampazzo che ci sta per inseguire. Voi pensate al cocco. Cosa fate? Sembrate scimmiette che cercano di arrampicarsi nell'albero. Non ce la fa, Cleo. Facciamo un cambio. Cosa stanno facendo? Mi sa che quegli altri non hanno capito che no, tipo, non sono delle scimmie, che non ci sono dei cocchi. Quindi... Esatto. Questa è l'angolazione giusta. Credo proprio. Però è su avanti. Una palma. Ok. È su una palma. Perché c'è scritto uno, giustamente. Considerando che lì ci sono già loro e non hanno trovato niente. Qua non hanno trovato niente. L'avete trovata? Sì, è proprio questa. Lettera 2. Ma cosa? Ragazzi, la situazione è ancora più complessa. È uno stendino. È uno stendino con le mollette, No, aspetta, lo so io. È un abaco. Sì, lo volevo dire pure io. Sì, bravissima. Ma non ce l'abbiamo qui un abaco. È vero, questa è la casa delle vacanze, non abbiamo abaco. Come fai a nasconderlo in un abaco? È vero, è un po' complicato. Quindi sarà qualcos'altro, ma cosa? La finestra? Se solo lui fosse più bravo a disegnare. Un tavolo? No. E se ogni stanghettina fosse un indizio, quindi tipo di trovare la lettera, e quindi possiamo trovare tipo... Avete capito? Sì, no. Sì, che tipo queste sono le palme, poi questo è un altro indizio, però questo non è la palma. Ragazzi, aspettate un attimo. È un percorso, tipo un labirinto. Credo di aver capito. Una volta io e lui abbiamo giocato a un gioco molto bello insieme. Mega 3D World, sì, esatto. Oltre a quello, ovviamente. Se guardate bene, tipo si fa così. È il biliardino! Hai ragione, qui abbiamo il biliardino. È di là, andiamo!
L'avremmo trovato comunque. Metti le mani su, dai un bacio a chi vuoi tu. Con un bacino scendi giù. Ah, e tipo Ok, va bene, va bene. Stavolta veramente non posso dirvi niente. Vi perdono, perché vi stavate distraendo per una giusta causa. La nostra nuova canzone, la canzone del cowboy, che è impossibile non cantare e ballare tutto il giorno. È la canzone più bella che abbiamo mai fatto, la più pazza di sempre. Praticamente bisogna cantare ogni ritornello con una vocale diversa. È una sfida impossibile che io e lui, re del giro delle challenge, vi abbiamo lanciato. E voi sapete cantarla con la A? Mata la mano sarda, amba cacabata, calvacana scandata. Ascoltarla su Metro 3 Music, ballatela, cantatela, condividetela con tutti. E soprattutto noi vi ricordiamo che il prossimo anno canteremo anche questa canzone nel nostro nuovo tour. Noi non vediamo l'ora, ci saranno dei nuovi concerti, nuovi outfit, nuovi effetti speciali, nuovo tutto, sarà magico, sarà bellissimo e finalmente voi ci potrete vedere e noi potremo vedere voi, sarà stupendo, non vediamo l'ora. Se volete prendere i biglietti li trovate su Ticket One, Clap It, vi lasciamo qui sotto il link in descrizione. Sì, sì, ma adesso bando alle ciance, ragazzi, lettera 3. Oh, questo è davvero difficile. Cos'è? Il ghiaccio. Esatto, potrebbe proprio essere ghiaccio. Lili? Hai appena avuto un'idea? Non lo so, io l'ho detto a caso. Ghiaccio? Wow. Perché no? Proviamo. Secondo me è proprio ghiaccio. Hai indovinato? Secondo me sì. Le mani giù, ammazza che vuoi tu. Lili, prima prendi giù. Andiamo. Ragazzi, si scioglie il ghiaccio. Eccoci qui nello sgabuzzino. Questa qui è la ghiacciera dove c'è il ghiaccio, cubetti di ghiaccio. Wow, gelato. No, posa il gelato, ok. Ragazzi, è lì, c'è proprio lì una lettera, ma io non ci arrivo. Forse Romeo si può tuffare dentro. Ma se questo fosse una trappola? Ma no, e tipo gli metto la mano, poi questo si chiude e poi arriva. No. Mamma mia, è già freddo. Più in fondo, più giù. Ce l'ho. Oh, un triangolo pieno di cerchi. Ce l'ho! È l'uva! No, sono dei nachos! È ora di fare merenda? Non lo so, io so solo che non avevo voglia di studiare geometria. Qua ci sono soltanto forme geometriche, sì, triangoli e cerchi. Dovremmo risolvere un problema, quindi potremmo andare a fare i compiti di matematica di quest'estate. No. Prima, cos'è questo rumore? È la porta. È la porta! No. Ragazzi, aspettate, forse ho avuto un'idea. Secondo me questo qui è il biliardo. Per voi è la fine. Voi non avete trovato le lettere. No, le abbiamo trovate tutte. Le abbiamo già trovate un sacco. No, mancano le altre lettere. Voi la verrete con me in punizione. Dove andate? Qui c'è il biliardo. Sicuramente la lettera sarà in una delle buche. Fatemi controllare. Oh no, qua non c'è. Oh no, qui non c'è nessuna lettera. Però abbiamo la stecca e la pallina. Ma sì, dai, ci sono delle palline. Ecco, ragazzi, la situazione è ancora più complessa. Cos'è sto coso? Chiaramente un H. Devo andare in un hotel? Andiamo in un hotel! No,
vacanza, no, magari no, è una vacanza. Potrebbe essere anche il parcheggio dell'eliporto. Per caso avete un elicottero? No, non abbiamo nessun elicottero. Però no, comunque no, il professor Baldi non sa proprio disegnare. È vero. Sono sicura che ci starà cercando, sì, adesso verrà proprio qui, quindi dobbiamo sbrigarci. Dobbiamo sintonizzare i nostri cervelli. Cos'è in questa casa che somiglia ad un'acca? Siete lì, i miei studenti, gli studenti peggiori di tutta la scuola. Finalmente vi ho trovato. E per voi sarà la fine. Stai calmo, per favore, no. Passa quella macchetta. Per caso vuoi litigare con un professore? Ragazzi, pensate, io vi prendo, vi catturo! Andiamo. Speriamo bene. Scala, la scala è qui. Ma io non vedo niente, voi vedete qualcosa? No. Ragazzi, qui sotto c'è la lettera. Fatemi controllare. Sì, 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 è vero, c'è la lettera. Ok, prendiamola. Dove siete finiti? Dove sono quei studenti che devono andare in punizione? Sento il loro odore. Saranno qui da qualche parte. Uci uci, uci uci. Dove siete? Studentucci da quattro solducci? Fine, fine. Ho scritto fine. Signor Baldi, signor Baldi, siamo qui. Ecco, sì, vedi, sì, sì, fine? Fine, sì, fine. Avete trovato tutte e sette le lettere? Sì, 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 proprio sì, così. Cosa avete fatto? Abbiamo un professore bravissimo. Che ci ha insegnato tante cose. Ma è impossibile, erano nascoste perfettamente. Fine, fine. Legga anche lei. Per questa volta siete salvi, potete andare via. C'è soltanto una cosa da dire in questi casi. Noi vi mandiamo un bacione gigante e ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao! Ciao!